1952, 26 luglio, Buenos Aires. Maria Eva Duarte, detta Evita, la moglie di Juan Domingo Perón, la regina dei Descamisados, il simbolo del riscatto delle classi popolari, la Cenerentola assurta ai fasti del potere, muore a 33 anni. Lascia un vuoto incolmabile nel cuore del popolo argentino. È il triste dever della Secretaria de Prensa e Difusión della Presidenza di informare al popolo argentino che Eva Perón, jefe espiritual della nazione, entrò in l'immortalità a las 20:25 del día de hoy. È il 26 luglio del 1952. La salma viene esposta nel palazzo del Ministero del Lavoro e per 15 giorni 2 milioni di uomini e donne si mettono in fila per vederla un'ultima volta. L'Argentina è in lutto. Durante la cerimonia funebre muoiono nella calca 17 persone e centinaia di feriti vengono ricoverati negli ospedali di Buenos Aires. Evita aveva da poco compiuto 33 anni. Maria Eva nasce nel 1919 a Los Toldos, un paese polveroso della Pampa argentina. È la figlia illegittima di una contadina e di un proprietario terriero, Juan Duarte. A 16 anni sale su un treno e si trasferisce nella capitale. Buenos Aires è una grande metropoli moderna e la giovanissima Eva vuole sfondare, diventare un'attrice ricca e famosa. Non sono anni facili. Le pensioni squallide, le piccole compagnie di teatro, i ruoli insignificanti. Ma Eva Duarte è ostinata, diventa bionda come le dive dell'epoca, studia recitazione e arte drammatica, vuole farcela a tutti i costi. E finalmente arriva al cinema, con la partecipazione a due film importanti. Ricordo che ancora bambina adoravo declamare. Era come se volessi dire sempre qualcosa agli altri, qualcosa di eccezionale, che sentivo nel profondo del mio cuore. Ma è con la radio che Eva Duarte assapora il successo. Le riviste specializzate la intervistano e nei foyer dei teatri le sue foto sono accanto a quelle degli attori più importanti. Nel giugno del 43 un colpo di stato militare cambia le carte in tavola all'interno del governo. Al colonnello Juan Domingo Perón vengono affidati la Segreteria del Lavoro e il Ministero della Guerra. L'anno successivo un terremoto devasta la provincia di San Juan. 10.000 morti, migliaia di senza tetto. Il paese è commosso. È in occasione di una grande festa di solidarietà organizzata al Luna Park di Buenos Aires che Maria Eva Duarte e il colonnello Perón si incontrano. In quel momento sentii che il suo grido e il suo cammino erano il mio grido e il mio cammino. Mi misi al suo fianco e trovai il coraggio di dirgli: «Se come lei dice, la causa del popolo è la sua stessa causa, per quanto lunga da percorrere sarà la strada, rimarrò al suo fianco fino allo stremo delle mie forze». Accettò la mia offerta. Questo è stato il mio giorno più bello. Perón è l'uomo forte del momento. Promuove sindacati, un sistema pensionistico per gli operai, la tredicesima, le ferie retribuite. Eva, ormai per tutti Evita, è sempre accanto a lui. La crescente influenza di Perón preoccupa i militari. Il 10 ottobre del 45 l'esercito lo arresta e impone la legge marziale. Una settimana di scioperi paralizza il paese e dai microfoni della radio Evita difende con passione l'opera sociale di Perón. Che non hay fuerza capaz de obligar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Porque esas fuerzas no han desaparecido en su totalidad. Y si es verdad que están incapacitadas para la lucha franca, porque el pueblo les ha dado la espalda, aburrido y cansado de sus viejas payasadas, ellos no evitan que busquen otros medios para alcanzar lo que no pudieron lograr en las urnas, ni lo lograrán jamás. Y que hoy como ayer mantengan sus objetivos, que son la explotación del pueblo y la esclavitud de la nación. Juan Domingo Perón viene liberato furor di popolo e ritorna al governo. Una settimana più tardi sposa Evita. Nel febbraio del 46 viene eletto presidente del paese. Il peronismo trionfa. Fa leva sul nazionalismo, sul bisogno dei più elementari diritti sociali delle masse povere e scontente. Evita prende in mano la politica sociale.
La povera gente, i descamisados, si riconosce nelle sue umili origini e la adora. Si occupa delle donne e ottiene per loro il diritto al voto politico, una legge per il riconoscimento dei figli legittimi, aiuti alle madri povere e fonda il movimento peronista femminile. Si presenta in pubblico con gioielli appariscenti, abiti francesi, indossa pellicce e dice alle donne che l'applaudono: un giorno tutto questo sarà vostro. Fino agli 11 anni avevo creduto che l'esistenza dei poveri e dei ricchi fosse naturale come quella dell'erba e degli alberi. Quando per la prima volta sentii dire da un lavoratore che i poveri esistevano perché i ricchi erano troppo ricchi, sentii che era la verità. Evita ha un potere enorme, è proprietaria e direttrice del giornale Democrazia e controlla la radio di Stato. Inaugura ospedali, scuole, asili, istituti per la maternità, ricoveri per anziani. Tutto sotto il controllo della Fondazione Eva Perón, finanziata da un contributo dei lavoratori con una trattenuta sulla busta paga. La capacità di lavoro di Evita è inesauribile. Trascorre intere giornate al lavoro nel suo ufficio. Riceve la gente, ascolta e aiuta il suo popolo. Il 6 giugno del 47 Evita parte per l'Europa. La prima tappa è Madrid. La Spagna di Franco la riceve con un'accoglienza entusiastica. È un grande successo diplomatico e un trionfo personale. La vecchia Europa, affaticata dalla guerra, impazzisce per questa bionda ventottenne elegante come una diva del cinema che parla di politica con i capi di Stato. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Al suo ritorno, Buenos Aires la accoglie come un'eroina nazionale. Evita si è presa una rivincita contro l'aristocrazia argentina che la disprezza e non la amerà mai. Il culto di Evita è all'apice. Il suo nome e la sua immagine compaiono ormai ovunque. È lei che dà il calcio d'inizio al campionato di calcio argentino. Nel 50 si manifestano i primi sintomi della malattia. In occasione dell'inaugurazione di un nuovo sindacato, Evita sviene. Il suo medico le diagnostica un tumore all'utero, ma Evita rifiuta di farsi operare. Continua a lavorare, è sempre più stanca. Durante i comizi il marito la deve sorreggere. Ancora un bagno di folla, in occasione del 1 maggio del 51. Quiero nada para mí. Mi gloria es que será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dicen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. È il suo ultimo discorso in pubblico. Si apre una grandiosa campagna per la rielezione di Perón al secondo mandato presidenziale. Evita peggiora, arriva a pesare 35 kg ed è costretta a votare dal suo letto di ospedale. Perón vince con il 63% dei voti. La partecipazione femminile alle elezioni è stata determinante. Evita sta morendo. Il paese si ferma a pregare per la sua salute. Il Parlamento la proclama capo spirituale della nazione. Nessuno, se non il popolo, mi chiama Evita. Solo i descamisados hanno imparato a chiamarmi in questo modo. Quando un ragazzino mi chiama Evita, mi sento madre di tutti i ragazzini e di tutti i deboli e gli umili della terra. Quando un operaio mi chiama Evita, mi sento con gioia compagna di tutti gli uomini che lavorano nel mio paese e nel mondo intero. Quando una donna della mia patria mi dice Evita, mi sembra di essere sorella di questa donna e di tutte le donne dell'umanità. Il mito che la circondava è arrivato ai nostri giorni e ancora oggi sui muri di Buenos Aires si può trovare una promessa che Evita fece poco prima di morire. Tornerò e sarò milioni.